I rigori non hanno nessun interesse nella diffusione del coronavirus, non credo che siano lì pronti a esultare perché le persone si chiudono in casa come loro, non credo che questo li faccia sentire meglio. Queste affermazioni che ho fatto nel video precedente sono, mi rendo conto, limitate, sono in qualche modo riduttive, andrebbero approfondite e questo video ho deciso di farlo proprio per cercare di integrare quanto detto. È un periodo complesso in generale per la popolazione italiana, chi più chi meno viene colpito da queste restrizioni alla nostra libertà sociale, ma la domanda a cui voglio provare a rispondere su questo canale è: ma gli hikikomori, cioè quelle persone che tendenzialmente sono già in uno stato di isolamento sociale autoimposto per mesi o anni, come stanno vivendo questo periodo? Io ho fatto un sondaggio nella sezione community di Hikikomori Italia, questo canale YouTube, e ho chiesto: sondaggio rivolto solo a chi vive abitualmente in una condizione di isolamento sociale, più o meno estremo, non importa. Ovviamente questa premessa era per dissuadere coloro che mi seguono ma non sono hikikomori dalla rispondere al sondaggio. So bene che questo non è un sondaggio di valenza scientifica, che quindi non voglio trarre delle conclusioni scientifiche, voglio semplicemente avere un'idea di come le persone, appunto, hikikomori vivano questo momento. Quindi lo so che questa premessa non avrà dissuaso tutti dal rispondere, ma sicuramente penso che una maggioranza di persone che ha risposto al sondaggio siano effettivamente persone in una condizione di isolamento sociale. Come state vivendo questo periodo di restrizioni a causa del coronavirus? Vedete, le risposte sono molto varie, però la cosa che salta all'occhio è che ci sono tante persone, addirittura un 32%, che è la maggioranza tra le 5 risposte, tra le 5 opzioni, che sostiene che sta un po' meglio, in questo periodo sta un po' meglio. E la motivazione, ovviamente, è presto detta. Di Hikikomori soffre la propria condizione soprattutto perché percepisce un gap rispetto alle altre persone. Quindi più le altre persone sono attive, più le altre persone sono in qualche modo in grado di applicare la propria realizzazione sociale, sono in grado di evolvere, di avere conoscenze, amici, di fare passi avanti nella vita, più loro stanno male. Quindi questa è una risposta che dal punto di vista logico e istintivo ha senso. Significa che gli hikikomori godono sul fatto che gli altri stiano male? Questa è una conclusione un po' più difficile da concludere. Sicuramente c'è una parte di hikikomori che ha tendenze misantrope, ovvero di generale odio nei confronti degli esseri umani, del genere umano. Questo perché ovviamente è un meccanismo psicologico protettivo. Se tu ti senti fallito, ti senti respinto dalla società, se le altre persone le ritieni responsabili di questa tua condizione di sofferenza e di isolamento sociale, è evidente che svilupperai nei loro confronti un certo tipo di odio. Io non credo che questa sia una maggioranza degli hikikomori, ma credo che sia una parte degli hikikomori, una percentuale di hikikomori difficile da stimare, ma tutto sommato non così irrisoria. Io credo che in quel 9% che ha risposto mi fa sentire molto meglio questa condizione di restrizione sociale per tutte le persone, ci sia una componente ovviamente misantropa, posso ipotizzarlo, però poi nei commenti a questo sondaggio vedremo che molte persone la esplicitano, quindi non hanno problemi a verbalizzarla. Una cosa importante però da dire, non è scontato, che la maggioranza delle persone, cioè più del 50%, vive questo momento in modo indifferente, una bella fetta di persone, il 27%, oppure in modo peggiorativo. Quindi anche se sei una persona tendenzialmente isolata, comunque o le restrizioni che riguardano tutti ti penalizzano in parte anche a te per diversi motivi, o in generale comunque questa situazione di fobia, di ansia, di psicosi, qualcuno l'ha definita collettiva, ti porta anche a te a stare peggio. E questa è una cosa che non è affatto scontata, appunto, perché la risposta più sensata che potremmo avere senza valutare la questione nel dettaglio sarebbe stata l'indifferenza. Se tu già di base sei isolato e ci sono delle restrizioni alla tua libertà che ti impongono di stare isolato, ti verrebbe da dire che non ti cambia nulla. In realtà questa condizione, ripeto, influenza molto anche la vita degli hikikomori. Ci sono i hikikomori che magari avevano piccole attività che gli permettevano di rimanere in contatto con la vita esterna, per esempio andare in palestra, oppure uscire quella volta con i due amici, oppure i hikikomori che stavano cercando di reinserirsi nel mondo lavorativo, quindi avevano magari trovato dei piccoli lavori che gli permettevano di riuscire a reagire alla propria condizione e adesso magari si trovano a casa, si trovano senza contratto e questa situazione li riporta a una condizione precedente, a uno status inferiore rispetto a quello a cui erano riusciti a giungere. Non pensiamo che tutti gli hikikomori vivano questo periodo in modo positivo e non pensiamo che tutti gli hikikomori abbiano appunto benefici da questa situazione.
Il 12% di persone dice appunto che si sente peggio in questa situazione. Ma più che i dati quantitativi, che ovviamente sono poco significativi su un campione di 356 voti, che non sono pochi per carità, però in un sondaggio fatto così senza controllo delle variabili su uno strumento social non possiamo concludere dal punto di vista quantitativo nulla di particolare, se non che è confermata l'ipotesi che ci sono molte persone che traggono giovamento da questo tipo di situazione. Io sono sicuro che se facessimo questo sondaggio in una popolazione che non fosse quella degli hikikomori, cioè di persone isolate, non verrebbero fuori questi dati. Cioè, sono convinto che qualcuno probabilmente starebbe comunque meglio, che avrebbe, non so, piacere a stare a casa dal lavoro, a poter passare più tempo con le sue attività in casa, ma credo che la stragrande maggioranza di persone voterebbe in termini negativi. Sicuramente la percentuale di indifferenti scenderebbe drasticamente, quindi è evidente che questa percentuale, questa distribuzione di voti ha senso solo in una popolazione hikikomori. Vado a leggere appunto i commenti che dal punto di vista qualitativo sono molto più esplicativi, sono molto più interessanti, perché ti dicono proprio come queste persone interpretano questo tipo di condizione. Premetto che mi dispiace tantissimo per tutti quei poveri anziani morti, persone deboli e magari anche tutti coloro che hanno perso occasioni di vita importanti. Questo è un brutto male e anche io, come tutti, mi impegnerò a non diffonderlo e a prevenire i contagi. Ora, a me dà parecchio fastidio tutto il buonismo esercitato dai VIP, dalle star, e provo una sensazione di cringe incredibile, soprattutto di rabbia, quando sento lasciate stare gli aperitivi, raduni, poi organizziamo un mega aperitivo, oppure lo so che siete giovani, siete disperati e volete uscire e stare con gli amici, ma fate questo per sacrificio. Benissimo, bello che anche qui giovinastri provino cosa significa essere soli, bloccati ed isolati in casa e possano capire cosa significa. Ma non accadrà, perché tanto loro, i loro amici e le loro persone li avranno sempre. Quindi vedete, una prima sensazione, un primo mood è: adesso provate anche voi cosa significa stare da soli, però sono comunque triste perché per voi questo tipo di costrizione, questo tipo di isolamento finirà, mentre per me no. Mi sento meno normale, meno sfigato a stare sempre chiuso in casa. Lo so che è solo una sensazione e che non è bello pensarlo, ma è così. Ovvio però che sono dispiaciuto e preoccupato per coloro che stanno male. Ho passato periodi orribili in ospedale, non lo auguro a nessuno, perciò mi auguro che la situazione si stabilizzi il prima possibile. Vedete, questa invece è l'espressione di un'istintualità. Dal punto di vista istintuale, questa condizione di restrizione anche per gli altri mi tira un po' su il morale, riesce in qualche modo a rendermi un po' meno in difetto, a farmi sentire un po' meno fallito, un po' meno in colpa. Però dall'altra, dal punto di vista razionale, lui fa questo sforzo e dice: io non vorrei però augurare a nessuno il tipo di sofferenza che ho provato anch'io, quindi l'ospedale. Mi sento un po' peggio perché la palestra è chiusa e tale rimarrà per un bel po' di tempo. Quindi vedete, l'aspetto di rinuncia di alcune cose che anche gli hikikomori avevano come legame verso l'esterno, che vengono a mancare. E per un hikikomori venire a mancare la palestra non è come per una persona che magari ha contatti di amici o ha persone in casa con cui si trova bene, perché anche questa è una cosa fondamentale. Non per tutti stare isolati è la stessa cosa. Per esempio per me, che vivo da solo, stare isolato è molto più opprimente rispetto che una persona che ha una famiglia, che ha figli, che ha una fidanzata. È ovvio che per me questa solitudine è più estrema, quindi non è che tutti stanno a casa e sono tutti nella stessa condizione. In più appunto per un hikikomori il discorso è ancora più sottile, perché se lui aveva un'attività che gli permetteva di mantenere un contatto con la società e gli viene meno questa attività, rischia di tornare ancora in quella situazione di totale solitudine che per le altre persone non necessariamente c'è anche in questo periodo, perché magari possono uscire, fare una passeggiata e a debita distanza avere rapporti sociali. Sinceramente mi lascia indifferente per quanto mi riguarda. Certo, mi dispiace per le persone più cagionevoli ed anziani, che sono le più a rischio, e in generale persone che hanno già un lavoro precario di per sé e che dovevano davvero faticare per arrivare al 3 di aprile. Leggo di gente che si dispera su Twitter, leggo di consigli su cosa fare da oggi fino al 3 aprile, tipo leggere, giocare a qualcosa, eccetera. E mi viene un po' da sorridere, perché alla fine il loro isolamento prima o poi finirà e torneranno ad abbracciare qualcuno e a riprendere la loro vita. Mentre chi come me ha problemi relazionali o ha deciso di ritirarsi completamente non sa nemmeno se mai riuscirà a spezzare la catena. Oltretutto tutti quei consigli sono cose che faccio quotidianamente e mi scappa ancora più da ridere. Quindi vedete, in questo caso c'è un po' la sensazione di essere degli alieni. Perché? Perché se continuano a leggere articoli o video che consigliano come riuscire a superare questa quarantena, riuscendo a stare a casa, quindi facendo questo extra sforzo, e poi tu sei una persona che
quei consigli li applica da una vita perché è ormai abituata a vivere in quella condizione, quindi a sviluppare delle strategie anche per riuscire a starci in quella condizione senza soffrire eccessivamente, è evidente che ti sentirai uno schifo perché appunto sei consapevole che tu da quella situazione che gli altri vivono come una sofferenza atroce ma momentanea, tu non ci uscirai. Piango quando so che sta morendo gente, anche se spesso odio la gente, è contraddittorio. Quindi vedete, c'è un po' questa situazione di contraddittorio. Da una parte c'è un astio nei confronti della gente perché è giudicata come responsabile della propria condizione o perché è invidiata della propria condizione, però dall'altra c'è anche una sofferenza, una situazione di malessere personale che quindi rende anche per chi è in una condizione di isolamento questa situazione non piacevole. L'unica cosa positiva per una quasi kikomori come me è che non sono costretta ad incontrare persone, come nella normalità accade. C'è poca gente in giro e mi dà sollievo, ed ora sì che posso evitare tutte le persone, ho una scusa valida se rimane a casa al sicuro. Vedete, anche in questo caso è interessante perché da una parte c'è la sensazione di sgravo della pressione, ovvero anche gli altri non possono uscire, quindi questa mia ansia, soprattutto che hanno le persone, mi verrebbe da dire che continuano a lottare contro la loro condizione di isolamento, perché se tu ormai sei un hikikomori al 100%, quindi non ci provi nemmeno più a uscire, non ci provi a reagire, ci sono purtroppo quelle persone che ormai considerano la loro vita compromessa e non hanno più nemmeno l'ambizione di poter riuscire ad uscire. Per chi però sta provando ad uscire, quindi sente costantemente la pressione di uscire, ma non riesce a farlo la maggior parte delle volte. Questa cosa che anche gli altri devono stare a casa è uno sgravo di pressione. Ovviamente anche gli altri sono in questa condizione, quindi io non posso uscire, quindi non ho quell'ansia quotidiana di dover fare qualcosa per uscire, perché tanto non posso farlo. Ovviamente è una cosa momentanea, però in questo momento ha un effetto sulla psiche. Ci si rende conto che le cose sono brutte per tutti, che siamo tutti sulla stessa barca, che non ci sono più alibi a coprire le proprie mancanze e solitudini. E il discorso vale per tutti, sia per noi falliti, tra virgolette, più o meno ritirati socialmente, sia per quelli di successo che in un'emergenza simile sono costretti come tutti a stare a casa e non possono più sfoggiare la loro posizione sociale alla guida del loro SUV ultimo modello parcheggiato in garage. Quindi vedete, qua c'è un po' di ostilità, ovviamente, un po' tanta, di invidia nei confronti delle persone di successo che in questo contesto sociale riescono a eccellere, e questa sensazione che tutti siamo sulla stessa barca, quindi siamo tutti pari in questo momento, siamo tutti falliti uguali, tra virgolette, può essere una sensazione di sollievo. Dipende quale parte di me deve parlare, quella più logica o istintiva. Istintivamente mi fa sentire un po' meglio per svariate ragioni. I veri hikikomori, quelli che hanno davvero problemi a relazionarsi con le altre persone, vengono sempre etichettati come sfaticati e deboli. Ora, per un po' di quarantena forzata, cosa succede? Persone che non sono capaci di astenersi dalla loro socialità un solo mese, mettendo a rischio la vita di un'intera fascia di popolazione. Vedete anche qua un po' la sensazione di dire: ma noi questo sforzo, diciamo, lo facciamo sempre. Voi non siete nemmeno in grado di rinunciare per un mese all'aperitivo. Secondo me, dal mio punto di vista, è un po' riduttivo perché, ripeto, non puoi sapere come le persone vivano questa solitudine. È ovvio che per una persona che è abituata a uscire, stare a casa è un problema, ma non è un problema per tutti nello stesso modo. C'è chi magari è abituato a uscire e riesce comunque tutto sommato a mantenere uno stile di vita e un benessere psicologico sano. Chi invece magari questo tipo di costrizione la vive come una condizione veramente devastante. Perché, ripeto, come ci sono le persone che non riescono a uscire e sono gli hikikomori, ci sono le persone che non riescono a stare da sole. E io non mi sento di dire che una sofferenza è migliore dell'altra, perché anche non riuscire a stare da soli è veramente una condizione difficile, che trovi magari le soluzioni, trovi più soluzioni magari rispetto agli hikikomori, e sul lungo periodo può essere anche una situazione che potremmo considerare meno pericolosa. Però in situazioni come queste, una persona di quel tipo può arrivare a commettere anche atti autolesionisti, può arrivare veramente a sviluppare una depressione fortissima. Quindi non sottovalutiamo nemmeno le persone che hanno questo tipo di difficoltà, non banalizziamo la sofferenza che può generare in una persona questo periodo, fermo restando che appunto siamo tutti diversi e ognuno di noi ha esigenze psicosociali diverse. Qua c'è una domanda che mi sembra interessante e dice: Marco, non credi che questa situazione si lascerà al seguito una serie di nuovi isolati? Quanti dopo un mese di quasi completo isolamento riusciranno effettivamente a tornare alla vita di prima come se nulla fosse? Temo che ad alcuni possa piacere, magari ritroveranno nell'isolamento lo stile di vita che più gli si addice e che prima, nella frenesia della quotidianità, non avevano mai avuto il coraggio di approcciare. Questa domanda apre una riflessione ulteriore interessante, che è quella del: ma una persona potrebbe
trovare piacere in questa condizione a tal punto da cambiare successivamente il proprio stile di vita, ma soprattutto, come accade in Giappone, che la maggior parte degli hikikomori inizia il proprio isolamento in un periodo in cui è costretta a casa, perché lo ricordo, molti hikikomori, la maggior parte secondo le statistiche, in Giappone, inizia il proprio isolamento quando fallisce il test d'ingresso universitario, cioè il post-diploma dà il test d'ingresso per l'università, lo fallisce, rimane in casa per studiare un altro anno e ridare il test, quindi l'anno successivo, in quella condizione che i giapponesi definiscono di Ronin, riferendosi ai samurai senza padrone del passato. Molti sprofondano nell'isolamento, quindi non riescono più a ridare il test l'anno successivo e rimangono i hikikomori. Questo è un punto interessante, perché io temo che questa situazione genererà nuovi hikikomori, magari non in quelle persone che sono forti, che quindi possono vivere questo momento di isolamento come una grande frustrazione, una grande costrizione alla propria libertà personale, perché quelli credo che bene o male riprenderanno la vita di tutti i giorni una volta finito questo periodo, che non si sa ancora se sarà di un mese, di due o chissà quanto. Ma per le persone tendenzialmente hikikomori, quindi quelle persone che riuscivano a non sprofondare nell'isolamento grazie a degli impegni esterni, delle costrizioni che potessero essere la scuola, l'università, che potessero essere il lavoro o anche degli impegni randomici, ma che appunto fungevano da impegni protettivi rispetto alla propria tendenza di isolamento sociale, questa tendenza forzata all'isolamento potrebbe condannarli in una situazione di hikikomori e quindi generare poi quella spirale di cronicizzazione che rende questa problematica particolarmente complessa. Non escludo che farò altri video di approfondimento qualora, ed è possibile, il periodo dovesse prolungarsi ulteriormente per capire appunto quali sono i diversi modi di reagire a questa condizione, che quindi possono essere interessanti anche per non gli hikikomori, ma anche per chi, ripeto, potrebbe avere una tendenza. Capire come non sprofondare nell'isolamento cronico può fare davvero la differenza, perché sennò questo periodo, questa situazione potrebbe davvero generare un aumento dei casi di hikikomori, per cui alcune persone, anche finita il periodo di quarantena, non riusciranno più a riprendere una vita normale nella socialità. Grazie, lasciate un like al video, condividetelo se vi interessa, se volete farlo vedere ad altre persone. Ci vediamo con un prossimo video.